Nuova edizione in diretta per TR24 Sport, benvenuti. Partiamo con il calcio e occupiamoci di una sfida alla cardiopalma, quella andata in scena all'Orogella Stadium tra Cesena e Triestina. Alla fine vincono i bianconeri con un 3-2 che vale il secondo successo di fila in questo campionato di Serie C. Vediamo. Succede tutto e il contrario di tutto tra Cesena e Triestina. I bianconeri iniziano alla grande, trovando il vantaggio già al settimo, con quello che sarà indiscutibilmente l'MVP dell'incontro, Giacomo Zecca. Destro secco sull'assist di Capellini e Matosevic va subito KO, una rete che mette la sfida dell'Orogel Stadium in discesa. Borello libera il sinistro dalla sua mattonella, ma questa volta Matosevic c'è. Poi il portiere balcanico sale letteralmente in cattedra per disinnescare con l'aiuto della traversa il colpo di testa ravvicinato di Brignani. Il monologo bianconero prosegue anche nella ripresa. Ricci coglie il palo esterno sul corner di Borello e Malomo è costretto al fallo terminale per fermare Zecca lanciato in contropiede. Inevitabile l'espulsione per lui. Il Cesena capitalizza al 66esimo. Lancio illuminante del solito Zecca per Borello che non dà scampo a Matosevic con una bordata sotto la traversa. Cesena avanti 2-0 e Triestina ridotta in 10. Finita qui? Manco per sogno perché arrivano i classici due minuti di blackout, quelli che passano tra la zampata vincente di Giorico sulla battuta di Beccaro e la rete di rapina dell'ex di turno e il Diablo Granocce che sotto misura non perdona agli arti. Ecco allora spuntare all'orizzonte l'angelo custode Zecca. La sterzata del numero 20 ipnotizza Kodromaz. Sarau dal dischetto non fallisce ed è 3-2. Nel finale c'è ancora tempo per l'inutile fallaccio di Valencia su Paulinho. Arriva il rosso anche per il colombiano, ma soprattutto arrivano i tre punti per il Cesena, che sale così a quota 6 in classifica. E come visto, dunque, due minuti di blackout non hanno impedito al Cesena di cogliere i tre punti. Per mister Modesto, la squadra è stata capace di soffrire. Sentiamo. Affrontavamo, secondo me, una delle squadre più forti di questo campionato, però siamo stati bravi. Bravi nel fare la gara nel primo tempo, di saper soffrire, come abbiamo detto, sempre concentrati. Poi ci siamo sempre proposti, dobbiamo migliorare nel possesso perché anche oggi secondo me c'erano gli spazi per giocare bene, però noi dobbiamo lavorare perché, ripeto, ci sono tanti giovani interessanti, però dobbiamo essere bravi. Credo che nel primo tempo, al di là di poi qualche situazione dove ci siamo spinti anche con quattro attaccanti non trovando magari un equilibrio in certe situazioni, credo che abbiamo fatto comunque un primo tempo importante. Nel secondo abbiamo provato a cambiare per avere più equilibrio e un po' più di palleggio, l'abbiamo avuto ma siamo stati un po' meno pericolosi. Abbiamo beccato due ripartenze sulle quali siamo rimasti in 10. E lì poi passando a 3 abbiamo preso il gol 2-0, perché comunque a 3 non puoi aprirti, già 6-1 in meno, siamo usciti anche col terzo, ma poi abbiamo messo in piedi una partita che non succede spesso di vedere e giocando. Intanto il Ravenna incassa il primo successo stagionale contro la Vispesaro, mentre i Molese e Rimini invece devono patire due cocenti sconfitte. Sentiamo. È la prodezza di Giuseppe Giovinco ad aprire la strada al Ravenna per il 2-1 casalingo sulla Vispesaro. Marchigiani in forma, ma Bizantini capaci di imporsi davanti al pubblico amico. Le reti tutte nella ripresa con l'attaccante tascabile capace di questa prodezza da cineteca. Da oltre 30 metri Bianchini incassa il gol al 47esimo. La Vispesaro prova a rialzare la testa, ma spure decisiva più riprese, fino al clamoroso 2-0 frutto di un errore di valutazione del numero 22 ospite. Il nuovo entrato D'Aramo ne approfitta per il raddoppio al minuto 75. Il finale incandescente, per doppia ammonizione viene espulso Lazzari, poi il gol della bandiera a tempo scaduto è firmato da Gennari di testa.
non ingrana la marcia giusta e l'Imolese a secco ancora di vittorie. A passare allo Stadio Galli è il Modena con l'ex Rossetti. L'Imolese cade col punteggio di 0-1 sul tiro di De Grazia deviato dall'attaccante, che affonda la formazione di Copitelli al 26esimo. A Vicenza invece il Rimini rinuncia a giocare di fronte ai temibili padroni di casa. La truppa di Mister Cioffi regge fino al 78esimo, poi crolla sotto i colpi di Pontisso e Saraniti al 96esimo che arrotonda il passivo. Dopo 4 giornate giocate nel girone B di Serie C, in classifica salgono Cesena 8 e Ravenna 6, che aggancia proprio il Rimini, mentre l'Imolese staziona con 2 punti al penultimo. Passiamo allora alla MotoGP, Fabio Quartararo ce la mette tutta, ma alla fine vince Marc Marquez nel Gran Premio di Misano. Il cannibale della Honda è così sempre più vicino al sesto titolo della carriera in MotoGP, che vorrebbe dire quarto consecutivo. A completare il podio Maverick Vinales, mentre resta fuori Valentino Rossi. Delusione invece in casa Ducati con Dovizioso, che deve accontentarsi della sesta piazza. Intanto successo importante anche per Matteo Ferrari in Moto E. La doppietta conseguita dalla riminese gli consente di salire in testa alla graduatoria. Parliamo anche di basket però, perché Forlì ottiene una meritatissima qualificazione nel girone bianco della Supercoppa LNP. I biancorossi non hanno dato scampo neppure a Piacenza, facendo così 3-3 per la gioia di coach Dell'Agnello. Sentiamo allora le sue parole. Allora, il computo totale ovviamente è molto positivo, perché come hai detto te passiamo il turno, comunque abbiamo vinto 3 partite, comunque credo con uno scarto medio di 15 punti alla fine, e quindi sono prove di grande autorevolezza, al di là se una volta brilla un po' di più una cosa piuttosto che un'altra. I primi 20 minuti soprattutto siamo stati un po' scellerati in attacco con delle palle perse veramente banali, e questo non va bene, perché la palla persa è la cosa peggiore che puoi fare in campo in attacco. Meglio fare un tiro di uncino da metà campo che una palla persa. E lì siamo assolutamente rivedibili. In difesa direi bene, molto bene, tutto l'arco della partita, soprattutto il terzo quarto, come hai detto te. E c'è voglia di sacrificarsi, voglia di giocare di squadra e di aiutare il compagno. Credetemi, queste non sono cose banali, si costruiscono giorno per giorno, in uno spogliatoio e sul campo. Devo ringraziare sinceramente Rush, perché stamattina aveva 38 e mezzo e comunque è venuto a giocare e ha giocato. E venerdì l'allenamento lo abbiamo fermato perché Watson e Benvenuti si sono fatti una distorsione e Marini ha sentito un dolorino alla gamba. Lo dico non per, ma perché li ringrazio tutti che oggi si sono resi disponibili e comunque hanno giocato. Ecco, fosse stata forse un amichevole, uno scrimmage, non li avrei impiegati. E anche questo vuol dire, è un bel segnale per il nostro futuro, sicuramente. La legge del più forte a Misano, titola così il Corriere di Romagna, celebrando il trionfo di Marc Marquez in mezzo ai fischi dei tifosi di Valentino Rossi, al termine di un weekend che ha segnato la presenza di ben oltre 158.000 tifosi. Intanto continua a marciare anche il campionato di Serie A. Scusate il ritardo, è la scelta del QS per il Carlino. Piontek segna dopo un digiuno di 4 mesi, il Milan vince così a Verona. Ma torniamo a parlare del successo davvero da batticuore del Cesena contro la Triestina. Lo facciamo grazie all'opinione di Luciano Poggi. Il Cesena cresce. Cresce e lo si è visto ieri nella partita contro la Triestina. D'accordo, la Triestina è una squadra che è destinata comunque, almeno penso, e vista la struttura, a giocare per le parti alte del campionato. È partita un po' in sordina, ma sono sicuro che si farà vedere. Quello che conta è che il Cesena è cresciuto notevolmente rispetto alle due prime uscite di campionato. Forse l'autostima è stata arricchita dalla partita vinta a Verona per 2-0, ma sta di fatto che sono arrivati anche 2-3 elementi che hanno dato maggiore incisività alla squadra e alle manovre create da Modesto. E è logico che la vittoria sulla Triestina non deve far
pensare a cose incredibili o inimmaginabili all'inizio del torneo. Bisogna continuare a pensare che il Cesena il proprio campionato lo trova, la propria collocazione la trova, lo può trovare a metà classifica, forse anche qualcosina in più, vista la prestazione appunto con la Triestina. Ma quello che conta, come dicevamo, è che il Cesena cresce e si è visto. Non è ancora maggiorenne, è ovvio, però la crescita c'è e dovrebbe far pensare che il campionato sarà un campionato veramente tranquillo. Termina così questa nostra edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati qui con noi. Arrivederci.